Buongiorno a tutti, buongiorno, rieccoci qua. Un altro video dopo il video di ieri sera del rinnovo di Donnarumma. Scusate, oggi ci sarà un altro video, faremo un altro video e parliamo di Perisic che gioca a pallavolo. Il mio pensiero, volevo adesso esporre. Così si può dire, esporre il mio pensiero e che dobbiamo dire? Guardate, allora, partendo dal fatto che lui vuole a tutti i costi lo United, così dicono, cioè chi scrive che vuole lo United a tutti i costi, chi scrive che lo dobbiamo vendere a tutti i costi per arrivare a da altri giocatori, non lo so, ognuno scrive una cosa. Vabbè, a parte questo, adesso parliamo del mio pensiero su Perisic che gioca beach volley, pallavolo lì, beach volley, chiamate come volete voi, sto cazzo ciulare che scende sempre. Allora, il mio pensiero. In vacanza ognuno fa quello che vuole, però un torneo professionistico, un torneo proprio professionistico, un torneo proprio un torneo di pallavolo, un po' esagerato, mi sembra un po' esagerato perché non so io. Metti caso, succedeva un infortunio, come la mettiamo? Come la mettiamo? Magari si era trovato un accordo con lo United, con Mourinho e il Manchester United, si infortunia, il Manchester ci dice bye bye, tenetevelo, se succedeva un infortunio a Perisic. O metti caso, non lo volevamo vendere. E non lo volevamo vendere, magari puntavamo su di lui e ci trovavamo a inizio campionato, ci trovavamo all'inizio del campionato senza Perisic, magari dove c'erano delle partite importanti dove magari lui poteva fare il suo. Questa è un'ipotesi, però come la mettiamo? Come la mettiamo? Questo vabbè, è il mio pensiero. Poi vabbè, in vacanza ognuno fa quello che vuole, però queste erano le conseguenze. Sinceramente, se succedeva qualcosa, a me, penso tutti, a me, sinceramente, giravano un po' le scatoline, perché vabbè, un giocatore è un professionista, un giocatore è, diciamo, un lavoratore, viene pagato per giocare a calcio, viene pagato anche tanto, viene pagato, torniamo al discorso di ieri di Donnarumma, vabbè, e lui deve fare il suo dovere, e se magari succede un infortunio o magari succede qualcosa per un torneo dove non era neanche obbligato a farlo, girano le palle. E poi anche un'altra cosa, è stato la sua squadra, la squadra in cui lui giocava a pallavolo, a beach volley, lì, beach volley, pallavolo, non lo so, è stata eliminata subito, penso, non lo so se è stata eliminata subito, vabbè, sarà stata eliminata settimana scorsa, da quello che ho sentito, da quello che ho letto, e dico, se vinceva e andava avanti, non si poteva neanche presentare al ritiro perché doveva fare questo torneo, non si poteva neanche presentare al ritiro. Vabbè che te ne vuoi andare, l'hai detto, lo dici sempre che te ne vuoi andare. Vabbè che te ne vuoi andare. E anche su Twitter, dopo Inter Udinese, mi sembra, se ho capito bene, boh, aveva twittato Forza Inter, aveva fatto capire come un saluto, vabbè.
Va bene, abbiamo capito che te ne vuoi andare, però tu sei un professionista e finché sei il tesserato di una società devi rispettare le regole di questa società, quello che penso io. E quindi se non potevi presentarti per il ritiro, vabbè che anche Gabigol e Santon non si possono presentare al ritiro, che mi sembra che inizia oggi il ritiro, perché io avevo letto su calciomercato.com, mi sembra che iniziava oggi, a Riscone di Brunico penso che iniziava, poi vabbè non è che mi sto informando più di tanto, quello che leggo così di sfuggita non è che mi interessa più di tanto, mi interessa solo quando i colpi di mercato saranno ufficiali, queste cose qua mi interessano, finché sono chiacchiere di Maria, Douglas Costa, Vidal, Nainggolan, finché sono parole poco mi interessa. Sì, magari mi guardo qualche video di qualcuno che magari parla un po' di calcio mercato, però giusto per ascoltare qualcosa, ma non è che mi interessa più di tanto. E vabbè, comunque sta il fatto che questo è il mio pensiero di Ivan Perisic e veramente non va bene, perché questo vuol dire menefreghismo. Un conto se te ne vuoi andare, vuoi fare la Champions, vuoi altri stimoli, vuoi, come posso dire, vuoi vincere qualcosa andando magari in una squadra più forte, ci sta, però se rischi, di non è detto che si faceva per forza male, non si è fatto male, può tranquillamente partire, però se non stai attento a, se non, come posso spiegarmi, se non, se quando, se tu decidi di fare questo torneo e sei consapevole che se vai avanti sai che non puoi presentarti al ritiro, non lo metti in conto, se questo, ecco adesso mi è venuta la parola, non lo metti in conto, se non lo metti in conto che il fatto che c'è il rischio che non puoi presentarti al ritiro vuol dire proprio che te ne sbatti i coglioni. Quindi veramente vediamo se adesso Perisic se ne va via o rimane. Mi sembra che Sabatini, Ausilio e compagni chiedono 50 milioni, il Manchester ne offre 30, 40 mi sembra, non è arrivata massimo 40, 45, adesso non mi ricordo, questo, più di 40 milioni, 35, 40 milioni, non lo so, non vuole sborsare lo United, e quindi se lo United non sborsa, Perisic penso rimanga con noi e speriamo che non giochi scazzato, non giochi scazzato e con le palle in mano, perché veramente così non va bene, bisogna prendere dei provvedimenti se veramente deve fare tutta la stagione con le palle in mano, a meno che si tirano fuori i coglioni e si sbatte in tribuna, in tribuna, in tribuna, in tribuna. Ah, che cavolo questo. Poi vabbè, stavo un po' leggendo le notizie di mercato. Per noi niente di particolare, si parla di Vidal, però pronto per le vacanze, lui ha finito la sua avventura con il Cile, la sua Confederation Cup con il Cile, e adesso pensa solo alle vacanze. Arturo Vidal, il sogno proibito dell'Inter e di Spalletti, perché, scusate, perché è più difficile arrivare a Nainggolan, quindi si punta alla pista Vidal, speriamo, a me piace un casino come giocatore, mi piaceva addirittura quando era la Juventus, figurati se viene da noi, se non mi piace, a me piace. Poi vabbè, a tutti gli interisti che dicono ha indossato la maglia della Juve, ma chi cazzo se ne frega, ma chi se ne frega, ma chi se ne frega del passato di Vidal, minchia, ma arriva, minchia, ci mette a posto, se arriva ci mette a posto il centrocampo, minchia, fa i suoi gol, fa
le partite da Vidal. Ma chi se ne frega del suo passato? Ma chi se ne frega? Cioè, quando Ibra ci ha fatto vincere lo scudetto a Parma, avete pensato al suo passato bianconero? Mi sembra di no. Quindi chi se ne frega del passato di Vidal? Chi se ne frega? E basta. Veramente, dai. Chi se ne fotte? Chi se ne frega? Ho detto tutto, questo è il mio pensiero su Ivan Perisic. Adesso vi saluto, vi auguro una buona giornata, un buon giovedì, un buon venerdì anche. Sempre e solo Forza Inter. Ciao ragazzi!